Interviene il Ministro per gli Affari Europei, Avvocato Moavero Milanesi. Prego. Grazie, signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori. Vi ringrazio per questo dibattito che ha mostrato una grande attenzione anche nelle note critiche al momento che stiamo vivendo come Italia in Europa e più particolarmente con riguardo ai tre testi che sono oggi sottoposti al vostro voto per la ratifica. Questi tre trattati rappresentano in maniera abbastanza evidente tre periodi della storia recente dell'Unione Europea. Il primo, che è quello forse meno discusso, rappresenta in realtà l'unica modifica al Trattato dell'Unione Europea, la modifica a quell'articolo 136 che consente di creare strumenti finanziari. Eravamo in un momento in cui si pensava di poter predisporre uno strumento che consentisse di adottarne altri. I tempi sono poi precipitati ed ecco il trattato del Fiscal Compact, il trattato della disciplina di bilancio, che stabilisce delle regole di rigore fra gli Stati, perché in quel momento il segnale che veniva percepito come necessario era quello della disciplina, del rigore condiviso e concordato. Poi abbiamo il trattato dello strumento finanziario, il trattato dello strumento del meccanismo MES, e questo è il cosiddetto muro frangifuoco, è lo strumento finanziario che deve evitare che l'incendio devastante della crisi, passando dal settore del credito e della finanza al debito sovrano, divampi per l'Europa. Quindi è un ulteriore elemento. A questi tre trattati che noi oggi discutiamo per la ratifica si aggiunge poi il risultato dell'ultimo Consiglio europeo, che al di là degli elementi di maggior, direi, visibilità anche politico-mediatica, ha portato all'adozione di una decisione, che quindi rappresenta un atto condiviso a 27, per un programma molto chiaro e molto preciso a favore della crescita e della creazione di posti di lavoro. È un programma che per livello di obiettivi evocati e per livello di tipologia di azione che dovrà essere messa in opera può paragonarsi a quel libro bianco del 1985 che aveva portato alla liberalizzazione completa della circolazione delle merci e degli investimenti e a quella crescita economica nel corso degli anni 90. Quindi siamo effettivamente in una fase che, se osservata, non dico con ottimismo, ma comunque in un'ottica di prospettiva positiva, è estremamente proficua a livello europeo e di estremo interesse per il nostro Paese. Naturalmente è importante mantenere in questa fase un ruolo di protagonismo non necessariamente eccessivo, ma di protagonismo costruttivo, nel senso anche di partecipare ai negoziati con un punto di vista da difendere, con dei punti da far valere, e soprattutto in una tradizione di continuità che non è solo ideale per il nostro Paese, ma è anche di opere se guardiamo, diciamo, al di là delle inevitabili divergenze minute, se guardiamo l'arco dell'azione sviluppata nel Paese nell'arco degli ultimi anni. Il trattato del Fiscal Compact è un trattato internazionale, un trattato di tipologia intergovernativa, stipulato da 25 Paesi. Questa cifra di 25, mi permetto di ricordare, non va letta come non sono 27, sono 25, ma
non sono 17, sono 25. Cioè, in realtà, obiettivamente, il famoso bicchiere è per tre quarti pieno, se non per di più. Non è viceversa da guardare in senso vuoto. Ma c'è anche una clausola importante nel trattato del Fiscal Compact che prevede una revisione con un obiettivo di ricondurlo, così come avvenne per esempio per il trattato di Schengen, per la libera circolazione delle persone, ricondurlo alla piena unitarietà e legittimità con gli altri trattati. È un punto che non va trascurato. Così come non va trascurato che buona parte, la gran parte, direi, se vogliamo dare percentuali, quantomeno gli 8 decimi del testo e delle prescrizioni del trattato del Fiscal Compact, altro non fanno che riprendere quelle prescrizioni e anche quelle garanzie che discendono dal cosiddetto six-pack, alta terminologia stampo europeo, comunitario, che però indica un pacchetto di 6 regolamenti che stabiliscono una serie di impegni per gli Stati che sono già in vigore, che sono stati adottati nell'ottobre del 2011 e che fra le altre cose prevedono proprio l'obbligo della riduzione del debito di un ventesimo. Lo prevedono di un ventesimo l'anno per la parte eccedente il 60%. Lo prevedono però con saggezza, grazie proprio all'azione all'epoca del governo italiano che negoziò una serie di elementi di guarentigia, altri fattori di cui si doveva tenere conto nella valutazione di questo impegno e nella messa in opera di questo impegno di riduzione del debito. Però l'impegno non è creato dal Fiscal Compact, l'impegno già esiste nella legislazione dell'Unione Europea stessa in virtù di uno di questi 6 regolamenti. L'impegno per il pareggio di bilancio a livello costituzionale garantito è un impegno del Fiscal Compact, è un impegno anche del Consiglio europeo di ottobre 2011 ed è un qualcosa che, come sappiamo tutti, il nostro Paese, grazie al voto del Parlamento, ha adottato come riforma costituzionale. È un impegno al pareggio strutturale del bilancio, come abbiamo sentito precisare più volte tra ieri ed oggi, che è un elemento molto importante, e qui aggiungerei ai dati che venivano dati poco fa dal senatore Morando un altro elemento interessante. Se noi guardiamo la situazione del debito pubblico dei vari paesi europei dal 1995 ad oggi, noi vediamo che c'è una sostanziale tenuta, vuoi una lieve riduzione, per quanto riguarda 3 paesi, che sono la Germania, il Belgio e la nostra Italia. Negli altri paesi il debito pubblico in realtà è aumentato, e questo è un elemento importante accanto agli altri che voi stessi avete sottolineato, che abbiamo sentito sottolineare dai relatori, perché noi dobbiamo riuscire, come direi proprio come paese, come governo per la nostra parte di compito, ma anche con uno sforzo dell'intero paese, a mutare una percezione di forse eccessiva difficoltà che talvolta ci riguarda. In realtà la nostra situazione è una situazione che merita una considerazione diversa. Io credo che molto di quello che si è ascoltato negli interventi in aula tra ieri e oggi lo dimostri. Per quanto riguarda la crescita, la decisione del Consiglio europeo crescita, non a caso si parla di compact per la crescita, costituisce per l'appunto il controbilanciamento del fiscal compact, cioè dell'impegno sulla disciplina. Segnalo a questo proposito che nel rapporto presentato dal Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy insieme agli altri 3 presidenti di istituzioni europee, Juncker per l'Eurogruppo, Draghi per la Banca Centrale e Barroso per la Commissione, si sottolinea per la prima volta in maniera molto chiara che condivisioni di vincoli a livello di disciplina dei bilanci e della tenuta finanziaria dei vari paesi potranno accompagnarsi all'assunzione in comune
di obbligazioni, di obblighi su emissioni di debito pubblico. Questa è un'apertura molto importante che si trova in questa relazione, in questo rapporto presentato dai quattro vertici istituzionali europei, che per la prima volta evoca in maniera molto esplicita come obiettivo anche la possibilità dell'emanazione di euro obbligazioni, i cosiddetti eurobond. Per quanto riguarda il trattato sullo strumento finanziario, non aggiungo molto a ciò che ha magistralmente illustrato il Presidente Dini, vorrei far notare che nell'ambito delle discussioni che si sono svolte al Consiglio europeo, lo statuto di creditore privilegiato per l'ISM è stato effettivamente oggetto di esame, nel senso di procedere a una sua soppressione, a una sua eliminazione, proprio per i motivi che erano stati illustrati in aula ieri negli interventi. E ricorderei anche che nell'ambito del Consiglio europeo, con riferimento alle possibilità di azioni dello strumento finanziario, è stata aperta questa possibilità in modo più esplicito dell'implicito che era prima, di operare direttamente sul mercato primario e secondario, anche a seguito di domande di Stati che sono adempienti con i vari obblighi prescritti nelle varie comunicazioni specifiche nazionali, nelle raccomandazioni, gli obblighi del trattato e quant'altro. Quindi anche se qualora si dovesse fare una tale domanda da parte di alcuni paesi, voi sapete che questa è stata una nostra proposta come Italia, ma abbiamo anche detto che non è che dobbiamo necessariamente procedere a questa domanda, si tratterebbe di constatare attraverso un memorandum d'intesa l'adempienza con le regole del trattato, con le raccomandazioni, quindi una situazione ben diversa e ben meno gravosa delle situazioni di programma completo di assistenza, ovvero anche di quelle di salvataggio del sistema bancario, come è avvenuto in Spagna. Questi sono sostanzialmente gli elementi di novità legati anche all'ultima tornata di non semplici negoziati europei, che però ci hanno visti giocare un ruolo importante. Un'ultima precisazione: ieri sono state evocate varie cifre con riguardo alle ratifiche dei trattati di cui stiamo parlando, in particolare di quello relativo allo strumento finanziario, al meccanismo finanziario e al fiscal compact. Vorrei darvi i dati precisi, secondo quanto risulta al nostro Ministero Economia e Finanze. Attualmente per il trattato del MES, dell'ISM, che deve essere ratificato da 17 paesi firmatari, ma il 90% delle quote di ratifica è sufficiente per l'entrata in vigore, 15 paesi hanno proceduto alla ratifica parlamentare, quindi 15 su 17, fra i due ci siamo ancora noi e l'Estonia. Uno di questi paesi, la Germania, la firma di promulga da parte del Capo dello Stato è sospesa in attesa di un parere della Corte Costituzionale. Per quanto riguarda il trattato del Fiscal Compact, che invece è firmato da 25 paesi, come abbiamo detto, e ne richiede 12 per entrare in vigore, 11 paesi hanno già proceduto alla ratifica, noi potremmo essere il dodicesimo. Una di queste ratifiche, quella della Germania, è sospesa sempre per il giudizio di fronte alla Corte Costituzionale. Io concludo, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, signor Presidente, ringraziando il Senato per un dibattito che è stato realmente molto importante, e credo anche che possiamo essere tutti coscienti, che ci piaccia di più o che ci piaccia di meno questo tipo di momento e di risultato espresso dai trattati, che stiamo effettivamente vivendo un momento, direi, senza voler indulgere nella retorica, di storia del nostro Paese e dell'Europa. Grazie.